Buongiorno, Pirelli, Brembo, Bosch, Marzocchi, sono questi gli ingredienti per QJ Motors, per far breccia nel cuore del mercato europeo. Una brand cinese che ha rilevato la ditta Benelli, come sapete, e presenta la nuova SRT 800. Troviamo a Bereguardo, a Trivolzio, provincia di Pavia, a Criminal Motor, Per scoprire. questa nuova moto cinese, che appunto è stata presentata ad EICMA già dal 2021 e nel 2022 per annata 2023 con marchio Benelli. La TRK 800 l'abbiamo ammirata a EICMA 2022 con colori molto fluo, molto belli, che qui non ritroviamo, ma il progetto è identico. QJ si è avvalsa del capacità della tecnica di Benelli, rilevandone le quote e tenendo il design e sviluppando una moto appunto con caratteristiche molto interessanti ad un prezzo super competitivo, unico sul mercato. E quindi, come sempre, vi riporto test ride di moto eccezionali, molto blasonate, ma in questo caso voglio portarvi questa moto brand cinese che secondo me spaccherà il mercato. Allora ragazzi, QJ Motors SRT 800. Abbiamo un motore 754 due cilindri in linea, 76 cavalli a 9000 giri e 67 Nm a 6500 giri. Un peso di 236 kg in ordine di marcia e telaio a traliccio in acciaio, in lega di acciaio. Serbatoio 18 litri, altezza da sella 79 cm circa, e con una luce a terra di 220 mm. Questa è la TRK 800 che abbiamo ammirato a EICMA 2022, che però QJ ha bruciato le tappe ed è uscita rubando, diciamo, il progetto, dice, tra virgolette, e impadronendosi della fetta di mercato destinata a Benelli. Allora, il dettaglio di questa moto sono le componentistiche che riesce ad offrire nonostante il bassissimo prezzo, perché è una moto che supera di poco i 9.000 euro, 9.300 euro. E abbiamo pinze Brembo, doppio disco, ragazzi, quindi un impianto frenante molto valido, anche se i tubi non sono in treccia, ma la qualità della pinza radiale è ottima. Come vedete, la forcella steli rovesciati e Marzocchi. Quindi parliamo di una componentistica di livello. Sospensioni anteriori, come dicevamo, Marzocchi a steli rovesciati, e al posteriore un'ala di gabbiano con un mono ammortizzatore pluriregolabile. Le ruote sono in lega, abbiamo all'interiore un 120/70 e al posteriore un 150/70. Volevo sottolineare che a 9.300 euro vi daranno anche questo tris di borse. Ragazzi, cioè, cosa dire? Secondo me è una moto che spaccherà davvero il mercato. Guardate la seduta del passeggero, come è ampia e comoda, con le sue maniglie dedicate. Comoda, bassa, si tocca bene a terra. La cavalleria è giusta, 800 con 76 cavalli e un peso di 236 kg. In ordine di marcia, permette alla moto di fare comunque strada in tutta tranquillità. Bellissimo il dettaglio del gruppo ottico anteriore,
il disegno è sviluppato in Italia e quindi ha un design molto molto accattivante. Guardate anche il dettaglio delle frecce sulla carena, paramani di serie, il cavalletto centrale disponibile optional e poi, come dicevamo, tanta tecnologia. Guardate che TFT enorme, TFT da 6,5 pollici davvero ampio, presa USB. Non troviamo il rad by wire con le mappature perché ovviamente su qualcosa giustamente devono risparmiare, ma con la cavalleria di 76 cavalli disponibile penso che non sia una mancanza, anzi è comunque un dettaglio in meno che si può rompere, quindi la reputo valida. Vedremo cosa ne dirà il mercato. Io non posso provarla oggi perché ovviamente sta uscendo sul mercato, sarà disponibile dai prossimi giorni, ma ho voluto riportarvi quelle che sono le caratteristiche. Trasmissione finale a catena, guardate le pedane come sono ampie con i gommini dedicati, anche quella del passeggero ha davvero dei dettagli ben sviluppati. Lo scarico un po' importante qua dietro in alluminio, ma bello, alto, quindi è una moto sicuramente stradale perché esce con i cerchi in lega e il 17 sia l'anteriore che al posteriore, però ha quella linea da turistica che oggi vediamo spesso sul mercato, ripresa e aggiustata per tenere i prezzi bassi e essere molto competitivi, ragazzi. Io la reputo valida, vedremo quella che sarà l'affidabilità nei prossimi mesi di questi nuovi progetti. Vedremo tante di moto cinesi uscire, ragazzi. 9.300 euro, guardate questa moto che vedete con borse e tutto, pronta, fatta e finita, quindi la reputo validissima. Allora, come vedete, le leve sono regolabili. Abbiamo sul blocchetto di sinistra quelle che sono, diciamo, le principali azioni, con un menu enter molto minimal e qualche funzione. Di qua sulla destra vediamo anche qua il tasto per uscire e per switchare. Questa freccia giù la ritroviamo in su a sinistra e ha le quattro frecce, insomma, frizione a cavo. Però ci sono dettagli, secondo me, che giustamente hanno volutamente inserito per snellire e tagliare un po' i costi, ma la sostanza generale di questa moto, a mio avviso, permette di togliersi diverse soddisfazioni. A livello turistico, guardate il dettaglio delle borse con questi agganci chiave, sgancio rapido e chiusura ermetica, quindi in alluminio. Parliamo di tutto quello che vuole una turistica, qua è presente. Abbiamo i telai dedicati già compresi, aggancio borse, la sella è comoda, mi sono seduto sia quella del passeggero che quella del pilota, è molto valida. Il serbatoio è da 18 litri e con questa cavalleria assicura una autonomia di oltre i 300 km abbondantemente. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi brand cinesi che arrivano a dare novità sul mercato, quantomeno a livello di prezzo, contenuto, ricordiamo Brembo, Bosch, Marzocchi, tutte case con cui la QJ collabora e vuole realizzare un progetto sicuramente che punta in alto a un prezzo molto piccolo, 9.290 euro, ragazzi, completa di borse e tutto. Certo, non abbiamo il red by wire, ma con 73 cavalli a cosa serve il red by wire? Scelte intelligenti, ponderate, che secondo me saranno valide. Bisogna solo testare l'affidabilità di queste moto, l'assemblaggio e le plastiche, la durata di questa novità. Quindi vedremo nei prossimi mesi se riusciremo a provarla. Sarò anche ben contento di portarvela sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Intanto vi ho detto quello che a oggi si sa di queste nuove
novità cinesi che vengono a darci una mano sul mercato europeo. Io ringrazio Criminal Moto, Trivolzio Pavia, veneteli a trovare, sono praticamente gli unici a Pavia a fare MV Agusta, Suzuki e da quest'anno Benelli con QJ, che appunto è uscita anticipando Benelli con questa SRT 800, che altro non è che la TRK 800 vista ad EICMA, e quindi vi saluto, vi ringrazio e vi invito a vedere i prossimi video, le prossime avventure. Ciao ragazzi. Allora, parlando con la concessionaria, mi hanno confermato che non uscirà la Benelli TRK 800, ma uscirà la QJ 800 SRT, che abbiamo visto nelle sue caratteristiche. Non si può ancora provare perché sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane. Una moto, ragazzi, validissima. Io farei un paragone, paragonando come metafora, usando la pasta, che noi italiani piace tanto. Diciamo che le europee Ducati, MV Agusta, Aprilia, BMW, Triumph, KTM, sono un po' come la pasta fatta in casa della nonna, quindi di ottima qualità, eccellente, e a parte BMW che è un colosso, le altre case europee non possono competere con la disponibilità, l'enorme capacità economica di questi colossi cinesi e anche delle stesse giapponesi come Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Quindi io paragonerei la pasta fatta in casa della nonna a aziende come Barilla, che comunque fanno un buon prodotto discreto, sicuramente industriale, ma sono capaci di insinuarsi nei mercati mondiali con prodotti mirati, eccellenti per rapporto qualità-prezzo, e penso che QJ in Italia avrà successo con questo modello SRT 800, molto valido, completo e a un prezzo introvabile, ragazzi, 9.300 euro con la dotazione che offre, è davvero inavvicinabile per case come Ducati, che ricordiamo la stessa moto dello stesso segmento, quindi la Multistrada 950 sfiora i 18.000 euro, quindi costa 10.000 euro in più. Ovviamente ha una tecnica non paragonabile, ripeto, è come vedere il tortellino fatto in casa della nonna rispetto alla distribuzione industriale di Barilla. Non per questo però dobbiamo snobbarle, prima le cose vanno provate, capite, testate, e poi si può giudicare, perché sicuramente andranno a occupare una fetta di mercato scoperta a buon prezzo, quindi daranno l'opportunità di scegliere se comprare una moto costosa e raffinata oppure una moto comunque con buone dotazioni, ricordiamo Bosch, Pirelli, Brembo, Marzocchi, però a prezzi contenuti, perché per esempio chi fa tanta strada come me, che ho una Multistrada V4, chi mi segue sul canale lo sa, ho tantissimi costi, perché facendo 20.000 km all'anno, capite bene che la moto io in 5 anni l'ho bruciata e ho speso 20.000 euro di moto prendendola usata. Prendendo una SRT, una QJ 800 SRT, avrei comunque tutti i comfort spendendo la metà della metà della metà, quindi dà, se non altro, la possibilità di scelta sul mercato che ad oggi non troviamo, e ben vengano secondo me queste moto cinesi. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video e alle prossime avventure. Ciao ragazzi.